Allora, siamo qui con Agroteam, con il presidente Sergio Vaiani, con Clemente Palazzo che è uno dei soci fondatori. L'Agroteam è un'azienda importante che si occupa dell'alimentazione animale, è un nostro storico partner di Ruminanzia e abbiamo il piacere di averli invitati perché Agroteam in questi anni di attività, in questi lunghi anni di attività, si è concentrata poi in particolare, in generale, sulla nutrizione animale e sulla coltivazione vegetale, che poi è conseguente o precedente alla nutrizione animale, ma su un aspetto molto particolare. Io conosco da molti anni il dottor Vaiani, ha una lunga storia, diciamo, nel nostro settore, soprattutto lattiero-caseario, nella produzione primaria del latte. Però innanzitutto gli volevo chiedere di presentare ai nostri lettori di Ruminanzia che cos'è Agroteam, in particolare qual è la sua mission. Allora, Agroteam è una società nata da tre nutrizionisti, stanchi di lavorare per il mangimista, che avevano delle idee da proporre e che quindi si sono cimentati ormai tanti anni fa, nella produzione prima di tutto di integratori e di piani alimentari, integratori da inserire in piani alimentari. Poi ci siamo resi conto, per la verità lo sapevamo già, ma abbiamo la dura realtà con cui ci siamo scontrati, è legata al fatto che non esiste un buon nutrizionista se non esiste un buon foraggio. In altre parole, un nutrizionista può essere bravo finché vuole, ma se il foraggio non è adeguato, la razione non verrà bene. E questo ha fatto sì che noi cominciassimo a evolvere la nostra mission. Oltre appunto al piano alimentare e all'integratore che la va a comporre, alla parte foraggera che comunque rappresenta più o meno il 50% della razione. E focalizzandoci soprattutto appunto sulla parte foraggera, ci siamo resi conto, anzi ce ne rendevamo conto, per cui il bisogno nasce da questo, che purtroppo, a parte il foraggio scadente, le variazioni di ingestione di sostanza secca della vacca da latte sono legate non tanto alla digeribilità del foraggio, ma molto spesso alla sua rata di passaggio legata alla fragilità del foraggio, alla lignina contenuta nel foraggio. Ad esempio, una razione che contenga solo medica, scadente o buona che sia, subisce un'ingestione estremamente più veloce rispetto a una razione che magari contenga anche del foraggio di graminace di scarsa qualità. Questo perché? Perché il transito ruminale, per forza di cose, è troppo elevato e quindi poi il metabolismo di quel foraggio in particolare non è sufficiente. Ecco di lì, poi la seconda osservazione è stata che bastava 1 chilo di paglia per migliorare immediatamente sia lo stato degli animali, la indigestione che si abbassa ma aumenta il metabolismo, aumenta l'efficienza ruminale. A quel punto ci siamo detti, ma se noi invece della paglia mettessimo un foraggio magari sempre di cereali, ma tagliato prima, e quindi abbinassimo questa capacità della paglia, in questo caso, di essere fortemente efficiente, ma aumentiamo la digeribilità appunto del foraggio, probabilmente non sarebbe una cattiva idea. E abbiamo iniziato così. Poi dopo, andando all'estero, abbiamo trovato sempre foraggere nuove, abbiamo cercato di curare molto la finestra di raccolta di un foraggio di graminace che purtroppo ha delle finestre molto strette, molto spesso. Abbiamo cercato di minimizzare la quantità di lignina contenuta nel foraggio, e fino ad arrivare appunto a questi prodotti che ormai diciamo che sono abbastanza consolidati, anche se non nascondo che siamo stati 20 giorni fa in Texas a selezionare delle nuove cultivar foraggere e stiamo partendo adesso per la Penn State Nutrition Conference e andremo in California perché abbiamo degli addentellati anche là con dei nutrizionisti e stiamo cercando di replicare quanto stiamo facendo in Italia in California. Sarà dura, ma ci proviamo. Dottor Vaiani, interessanti le sue considerazioni, però mi permetto di aggiungere un altro aspetto. Il latte, i prodotti del latte, ma anche le carni, cioè i prodotti di origine animale, soprattutto dei ruminanti, non sono molto gradite in questo momento all'opinione dei consumatori perché c'è gli aspetti di benessere, c'è l'aspetto di sostenibilità soprattutto.
E c'è anche un'accusa che noi alimentiamo gli animali, soprattutto la vacca da latte, i bovini, poi accuse fondate o non fondate con alimenti che potrebbero mangiare gli uomini, per cui la cultura del foraggio, la cultura della riduzione dell'uso dei concentrati sarà per noi una scelta inevitabile, per cui Agrotim sicuramente può dare tutto questo un contributo, dottor Vaiani. Sì, io rifiuto il pensiero solo che il ruminante possa essere un competitor con l'alimentazione del monogastrico. Il ruminante, proprio perché il ruminante ha una caratteristica di trasformazione delle fibre e dei foraggi, delle fibre, delle proteine, degli zuccheri dei foraggi in energia che chiaramente il monogastrico non può assolutamente avere. E poi c'è un altro problema che secondo me è abbastanza serio, a parte che come battuta dico sempre che a spinaci non si riesce a gestire la fame del genere umano, un po' di proteine animali per forza di cose ci vogliono, ma ancora ripeto, torno all'indirizzo che abbiamo voluto dare all'azienda già da quando praticamente è nata, il fatto di pensare di produrre foraggi da cereali e quindi prodotti che vengono seminati in autunno e che vanno a sfruttare quelle che sono le capacità idriche, le meteoriche, che ovviamente sono molto più probabili nella parte autunnale primaverile rispetto alla parte estiva, fa sì che si venga ad avere un reale risparmio idrico che purtroppo andrà sempre di più ad impattare con quelli che sono i fabbisogni del genere umano che viceversa è in crescita. Da ultimo, e questa è una news, stiamo studiando, ecco perché sono andato in Texas, varietà di cereali che vadano a sostituire il mais e che siano molto ma molto meno impattanti per quello che riguarda la richiesta idrica nella parte agronomica della coltivazione. Bene, vorrei fare un'ultima domanda a Palazzo. A microfoni spenti abbiamo saputo che si sta preparando un importante convegno internazionale Agrotim nel 2019. Ci può dare un'anticipazione, Palazzo? Sì, Alessandro, come tu sai, anche perché hai partecipato in precedenza a questo evento, il 15 febbraio 2019 presso Piacenza Expo si terrà il terzo incontro dal titolo Come produrre più latte dei propri foraggi. Come sempre Agrotim nel suo impegno di divulgare e di condividere questa filosofia d'alimentazione ha invitato quest'anno delle persone molto interessanti. Al di là del professor Kung, riconosciuto a livello internazionale come il più grande specialista sulla fermentazione dei foraggi insilati, avremo l'onore di avere anche il professor Combs della Wisconsin University che ci darà un'altra prospettiva di come giudicare la digeribilità del foraggio. Sarà un incontro molto interessante, Alessandro, perché parleremo di un nuovo concetto, la Total Tract Digestible MDF, che come tu sai è un pochino sotto indagine rispetto alla Unavailable MDF a 240 ore. Sarà sicuramente un momento interessante e quindi invito tutti coloro interessati a questa filiera, a questo futuro di lavoro, a venire a Piacenza Expo il 15 febbraio 2019. Ruminaccia ci sarà sicuramente. Grazie. Grazie Alessandro.